non crescerà. Sì, che appunto è la figura di una donna molto disillusa e io ho cercato di lavorare su questo tema della prostituzione andando a conoscere alcune prostitute, cioè, e soprattutto sono andata a vederle quando si esibiscono, non nei peep show perché in Italia non ci sono, ma in alcuni night club, cioè ho cercato da vicino di avvicinarmi a questo stato, al loro stato emotivo. E invece nella seconda parte, la parte centrale, materiali per Medea, che è quella più vicina anche al mito che conosciamo, ho lavorato sul tema della dignità, cioè ho cercato di indagare cosa significa mantenere la dignità per una persona che si trova in un paese straniero e non vengono più riconosciuti i suoi diritti, viene deprivata dei suoi diritti. E invece l'ultima parte, che si chiama Paesaggio con Argonauti, è proprio anche per indicazione dell'autore un disgregamento di personaggio, non si può più parlare di personaggio nell'ultima parte. Infatti il regista mi ha messo in scena come un'ombra, e nuda, perché come spoglia, non potevo avere nessun vestito. E ristretta. Questo nuovo sistema di comportamento è stato imposto da un nuovo potere, un potere oscuro. Un vecchio contadino tradizionalista e religioso non consumava delle sciocchezze pubblicitarie. Bisognava fare in modo che le consumasse. E l'ultimo cordone ombelicale insieme all'orizzonte svanisce, il mare sottile fra io e non più io. Senza pensare.